Buonasera a tutti, darei inizio a questo appuntamento che abbiamo voluto per presentare il lavoro della riqualificazione del Sant'Arcangelo, il progetto ITI, fabbrica del Carnevale, perché abbiamo, come avrete avuto modo già di leggere, abbiamo appaltato, affidato i lavori e stanno partendo i lavori della ristrutturazione, quindi siamo veramente entrati nel vivo di questa struttura sulla quale abbiamo creduto con grande convinzione, un forte investimento, ma soprattutto sta all'interno di una progettazione anche più ampia di un'area del centro storico che vedrà con altri interventi, altre riqualificazioni, assumerà un valore straordinario. Ma tornando al progetto Sant'Arcangelo, l'ITI, la fabbrica del Carnevale, che vuole essere luogo della creatività, dedicata al Carnevale, dedicata alla Casa della Musica, due elementi caratteristici della nostra città, della nostra identità, sulla quale si è investito fortemente, fa una città del Carnevale, con tanto... con tutto quello che si è detto, con tutto quello che si sta facendo e che si è fatto, ma soprattutto vuole essere un luogo anche fortemente attrattivo e, come vedete, sarà un luogo che ogni persona ogni giorno potrà avere una ragione per frequentarlo, per andarci, perché vuole essere un elemento, come dicevo, attrattivo, ma che si inserisce in un contesto più ampio. Avete visto il lavoro che stiamo facendo, il fatto che abbiamo acquisito vicino, no, c'è il Teatro Romano con la Filanda, siamo vicini alla Memoteca, quindi un'area di forte interesse. Quindi abbiamo ritenuto giusto in questa ulteriore fase raccontare il contenuto di quello che verrà realizzato, e poi ovviamente ci saranno altri incontri partecipati, e poi Stefano Marchigiani che seguirà, che entrerà nel merito e racconterà quello che stiamo facendo, perché non dimentichiamo che questo progetto è uno di quei progetti partecipati, e lasciatemi dire, è stato effettivamente un progetto molto partecipato dalla città. E non eravamo abituati a vedere tanta condivisione per un percorso, per una progettualità come questa. Ricordo il primo incontro alla Palestra Venturini con l'architetto Rota, che ha visto la palestra, era allora piena di partecipanti, ma non solo per ascoltare, ma per portare contributi. Quindi è stato un percorso, ma che non si fermerà, perché oltre alla struttura che verrà realizzata, poi c'è tutto il contenuto, tutto quello che dovrà far vivere quello spazio, che sarà ulteriormente visto e elaborato con anche la vostra partecipazione. Quindi ecco, l'incontro di questa sera sarà per presentare il contenuto, il lavoro che verrà svolto, presentare il sito che è stato preparato, che sarà utile anche per raccogliere contenuti per la fabbrica del Carnevale, e sarà anche l'occasione per presentare un bando che è appena uscito, perché questo spazio, no, quando parliamo di Carnevale parliamo che Fano, oggettivamente non c'è nulla che dimostri che non sia vero, abbiamo una documentazione risalente a 1347, quindi il Carnevale più antico al mondo, ma vogliamo essere anche il più moderno, e poi vedrete perché con questo bando che abbiamo già approvato, che è già uscito, quindi uscirà a giorni, che guarderà proprio all'innovazione, alla modernizzazione. Io mi fermo qua perché immagino siate tutti curiosi di entrare nel merito, nel vivo dei contenuti della presentazione, quindi cedo la parola a Stefano Marchigiani, che voglio anche ringraziarlo, perché questo percorso è iniziato con Stefano, che era allora assessore alla cultura, e fu la sua intuizione del coinvolgimento anche dell'architetto Rota, di alcuni contenuti, e quindi tutte le cose partono sempre da un'idea, e su questo oggettivamente gli va riconosciuto il merito di aver piantato il primo seme. Poi proseguiremo con le presentazioni. Prego Stefano. Vado da quello, questo lasciamo fare. Buonasera a tutti, benvenuti. Io intanto cercherò di illustrare nel modo semplice un progetto che è complesso, ma
cominciamo a dire chi l'ha fatto il progetto, quindi l'architetto Italo Rota è stato incaricato per un concept, per la progettazione di alcune installazioni artistiche, architettoniche che troveremo all'interno. Poi il progetto esecutivo è stato esemplarmente svolto da un folto gruppo di professionisti di alta qualità, e citiamo la 3T Progetti, quindi gli ingegneri Ingletti, Possati e Federici, la Dunamis SRL con gli architetti Cantarini, Balassone e Marchei. La direzione dei lavori sarà svolta dall'architetto Fiore, il coordinamento della sicurezza dall'ingegnere Zanna. Quindi una squadra di professionisti nazionali e locali anche, perché lavorano anche delle eccellenze di Fano in questa progettazione. E quindi io farò vedere sostanzialmente con una sequenza di slide che sono contenute nella foltissima documentazione di progetto di cosa si tratta. Alcuni sono già stati e sentiranno ancora alcune cose, però penso che altri contenuti siano inediti. Allora, questa prima slide mostra una vista dall'alto del complesso che i fanesi conoscono bene, il complesso del ex sconvitto Sant'Arcangelo, che è uno dei complessi più grandi del centro storico di Fano, che ha una storia recente di 600 anni, poi ovviamente ha una storia che coincide con la città romana perché si trova lungo uno dei cardi principali di Fano un Fortune. La zona che vedete marcata in rosso è l'edificio del 1952 su cui si incentrerà questa parte di intervento, unitamente alla zona verde che è la parte bassa su cui insistono i due piani della scuola media Padalino e il magazzino ormai abbandonato da anni in fondo, il tutto gravitante nel cortile più piccolo del complesso, ovviamente, che ha il grande cortile della scuola Padalino, ciò che resta della residenza per anziani abbandonata da anni, su cui però c'è un'interessante proposta dell'Università di Urbino per farne una casa per studenti, i resti della presidiola romanica di San Mauro, la chiesa del Sant'Arcangelo. In blu vedete una parte che rientrerà nel futuro ampliamento di questo primo stralcio di lavori, che però Rota ha voluto considerare, insieme ovviamente all'amministrazione comunale, uno spazio riserva per attendere le esigenze dei fanesi, le esigenze che verranno fuori solo avendo cominciato a usare questo spazio, senza vincolare da subito, anche per un problema economico evidentemente, questa disponibilità di spazio riserva, che si potrà prestare quindi a integrare o a supplire eventuali carenze dimensionali oppure per inserire ulteriori attività. Allora, vediamo di non imbrogliarmi, adesso vado avanti, forse no, vediamo subito, ecco così. Bene, ecco, dicevo, questa pianta del Blavius ci mostra il complesso che già dal 1424 ospitava un convento di Benedettine, poi fino alla data odierna gli usi sono stati molteplici. Mi piace sottolineare gli usi educativi, perché poi questo centro per la città di servizi conterrà un'accademia della musica, della musica jazz, conterrà la scuola della, diciamo, i laboratori della creatività, e questo fa il paio anche con un periodo in cui questo edificio, che anche oggi ospita una scuola evidentemente, ha ospitato però anche una scuola di arti e mestieri per indigenti, una scuola di musica, quindi si trovano delle tracce nella storia di questo edificio, interessanti coincidenze con la destinazione che andiamo a fare, ovviamente proiettata per il futuro. È una posizione interessante anche sulla città di Roma, perché si trova immediatamente alle spalle del ritrovamento del Teatro Romano, appena più avanti il ritrovamento dell'anfiteatro, e quindi sulla direttrice che portava alla Porta della Mandria, una zona molto interessante tra di scambio, di interscambio tra il territorio dove piegava la Flaminia e la città dentro le mura. Vediamo subito se andiamo bene, non andiamo bene, andiamo male, ecco, adesso ci prendo un po', andiamo avanti. Ecco, queste veramente sono le condizioni dell'edificio, un edificio che si presenta sul corso Matteotti con un paramento murario a mattoni facciavista e dell'arenaria, quindi materiali consoni, diciamo, alla matricità del centro storico, in un'architettura dagli accenti architettonici non molto elevati, soprattutto, come vedete,
nell'interno, che è un vero e proprio retro, però qua chi lo conosce, conosce ovviamente l'atrio raggiungibile da questo portone che, come vedete, non rispetta oggi le barriere architettoniche. È una barriera architettonica, come vedrete nel progetto questa barriera sarà eliminata, per raggiungere il cortile attraverso una passerella metallica, un cortile fortemente cementato, e un cortile che poi però scende e supera il divario con il Corso Matteotti di una quota che scende di 4,20 m, dove ci sono ciò che resta dello spazio più collettivo del Collegio Sant'Arcangelo, che era appunto il cinema. Vedete appunto la pianta, questo è il grande spazio che diventerà strategico nel progetto che vedremo tra qualche minuto, grande disponibilità di spazio però interrato, mal collegato con il cortile attraverso una serie di gradoni artificiali in cemento leggermente inerbiti, servito da una monumentale scala, anche troppo grande, che il progetto va a ridimensionare, mentre gli altri piani, come sappiamo, per l'uso recente di uffici comunali, hanno delle distribuzioni a corridoio. L'altro corpo scala, questo bello, che sarà protagonista della seconda fase di lavori un domani, su cui però adesso non interveniamo, quindi il progetto che vedrete coinvolgerà questa manica lunga, la parte sul Corso Matteotti che è qui, il cortile e questo magazzino abbandonato. Le condizioni dello stabile oggi, per chi ovviamente non c'è entrato da un po' di anni, sono queste, quindi è un immobile in disuso e, come tutti gli immobili in disuso e in abbandono, facilmente si degradano anche in pochi anni. Vediamo un attimo se fa, ecco, altre immagini della zona che vi dicevo prima, il grande ambiente del cinema e l'angusta scaletta di risalita verso il cortile. Ovviamente queste sono immagini che ci dovrebbero fare, si fanno vedere queste immagini per far vedere poi quanto verrà bello, però sono immagini un po' furbe, ma insomma le mettiamo. Ecco, questi sono gli altri due piani dell'esistente, evidentemente lo stesso impianto a corridoio con uffici sia sull'interno che sull'esterno, niente di particolarmente originale. La vista che abbiamo visto in fotografia, e di queste viste è interessante invece questa, che esprime meglio la sezione all'interno del cortile. Questo è il magazzino abbandonato, qui c'è il muro di cinta che separa il cortiletto cementato dai giardini privati, questa discesa alla zona dell'ex cinema e i tre piani di uffici. Dall'altra parte, e qui possiamo notare invece interessante, quello che nel 1934 era un portico con pilastri dorici, quindi impianto neoclassico, portico poi tamponato su cui poi c'è stata la sopraelevazione dei due piani della Padalino, che affacciano con 8 aule sul cortile. E qui siamo già in una graficizzazione del progetto, utile a dirci che nell'appalto le parti, diciamo, che dovranno essere consegnate per prima, diciamo che il bando prevedeva 2 anni di lavoro per dare consegnati i lavori stessi, però l'offerta è migliorativa, quindi meno di 2 anni, e la prima fase che dovrà essere consegnata è quella che attiene alla scuola del jazz, Accademia del Jazz, Scuola della Musica, caffetteria e lo svuotamento con demolizione controllata del contenitore di uffici che affaccia su Corso Matteotti, con la salvaguardia della facciata. Mentre la seconda parte, ovviamente, è il secondo stralcio, quello che ci consentirà di finire i lavori. Qui vedete una interessante assonometria della struttura di questo edificio, che viene svuotato, quindi la scatola viene svuotata dei solai e degli impalcati in laterizio, per essere sostituito il tutto da una struttura in telaio di acciaio, incatenato la parete con la struttura stessa, una accurata e imponente opera di palificazioni per contenere il terreno anche del cortile, perché al centro del cortile, come vedremo, accadrà una cosa importante, cioè si scaverà un piano inclinato che darà luce al seminterrato dell'ex cinema, che diventerà il laboratorio creativo, lo spazio più affascinante tra gli altri affascinanti di questo
piccolo prezioso edificio e che però appunto ha bisogno di elementi di contenimento. Ecco, qui siamo già in una tavola di progetto, la tavola di progetto del piano terra, che è quella che ci servirà come guida per vedere poi dei flash più espressivi. Mi rendo conto che sono tavole tecniche, però vedremo appunto, questa c'è utile. Qui siamo su Corso Matteotti, il sistema degli accessi viene cambiato, il portone centrale, quello con i gradini che vedevamo, viene monumentalizzato, cioè non si entrerà più qui, ma resterà il ricordo dell'antico ingresso attraverso un restauro del portone che vedremo poi in dettaglio, il mantenimento dei gradini che non saranno però più un ostacolo come barriera architettonica perché non si passerà più di lì, però resterà di fatto la partitura di bucature che i fanesi sono abituati a vedere. Scompariranno i gradini però per migliorare l'accessibilità a tutti, anche ai portatori di handicap evidentemente, soprattutto a chi è a difficoltà motorie, con due ingressi, uno verso diciamo Pesaro e questo ingresso che sarà protetto da una porta a bilico in acciaio introdurrà nel bookshop. Il bookshop è un ambiente dove ovviamente si comprano i gadget del museo, si comprano i libri, si comprano le magliette, però la gestione privata di questo ambiente consentirà anche di gestire un servizio di bike sharing e di biciclette con pedalata assistita, ma soprattutto lo stoccaggio di chi arriverà dalla pista ciclabile che viene migliorata, quella di Viale Kennedy e Via Roma, perché non dimentichiamo che 400.000 euro di questo finanziamento consentono il miglioramento della mobilità dolce. Anche qui è stato presentato recentemente dall'assessorato ai lavori pubblici il progetto che utilizza questa somma, quindi si arriverà diciamo dalla Liscia sostanzialmente direzione Pesaro comodamente, più in sicurezza al centro storico e si entrerà anche con la bicicletta che viene lasciata all'interno, non sparpagliata lungo il corso, perché questo è un edificio che cerca di evitare anche le interferenze delle biciclette parcheggiate un po' alla rinfusa, ma questa porta consentirà anche l'indipendenza dal sistema di accesso del museo che invece è quest'altro, quindi quando entrambi gli ingressi saranno aperti tutto funzionerà unitariamente, ma se un giorno il museo dovesse restare chiuso il cortile, la caffetteria, il bookshop sarebbero comunque utilizzabili perché questo è un ingresso indipendente svincolato dall'altro. Quindi l'ingresso per il museo avviene in questa posizione, è ovviamente un ingresso servito da un ascensore e immediatamente incontra una torre quadrata significativa, è una delle 5 installazioni di Italo Rota che ha voluto chiamare Vitruvius Transfert, giocando con Vitruvio, l'architetto del primo imperatore, che ci dice aver costruito la Basilica a Fano, e gioca con Vitruvio Italo Rota perché questo edificio, come avete visto, affronta il piano romano scendendo a meno 4,21 dal corso, e quindi la presenza del sito romano c'è in quel laboratorio creativo che abbiamo intuito prima dovrà essere fatto nell'ex cinema e che vedremo meglio dopo. Il sistema dei percorsi si articola in modo tale che attorno a un grande vuoto, praticamente il museo è costruito attorno a un vuoto vertiginoso che da meno 4,21 sale alla quota di 12 metri, quindi si camminerà ascendendo attorno a questi percorsi, le parti più grigie sono i vuoti sostanzialmente e si osserveranno i cimeli del carnevale, i video e tutto quello che vedremo poi dopo dei rendering, percorrendo in salita chi vuole farlo oppure con l'ascensore fermandosi ai vari piani, in un percorso che come vedremo adesso ha una continuità e anche un'inversione di marcia, ma che non confliggerà mai teoricamente con chi vuole scendere, perché chi vorrà scendere lo potrà fare per mezzo di un altro colpo di teatro che descriveremo dopo, che è questa scala che si affaccia sul teatro Giardino. Le piante ci mostrano infatti che salendo al piano primo noi ci troviamo a camminare, a affacciarci anche in questa strana torre che vi descriverò dopo, che è una torre che ha un doppio uso, sia di climatizzazione interna che di apparato scenografico.
E si cammina attorno a questo percorso, come vedete, che affaccia sia sulle finestre del corso che su questo vuoto centrale, che come vedete è un vuoto, per cui io guardo il piano terra, ma guardo anche negli spicchi che vedevamo prima il piano seminterrato, fino ad arrivare a quest'altro ambiente, prendere questa scala che mi porta nell'altra posizione dove invertirò il senso di marcia nell'ultimo piano, fino a raggiungere di nuovo la torre affacciandomi in un vuoto che cambia continuamente conformazione. Qui lo vedete spostato sulla destra, qui lo vedete spostato sulla parete salvata verso il corso. E qui si ricomincia la discesa, cioè si entra in questa scala, che invece è una scala metallica, con pavimento metallico, che è attrezzata con una serra idroponica, perché questa vetrata è una vetrata quasi magica, che incamera raggi solari, si veste dei colori del carnevale, come vedremo, alimenta questa parete verticale verde con piantine da orto che danno il senso del benessere, del clima, il verde produce sempre un senso di benessere, e che insieme alla Torre dei Venti, che è la parte terminale del Vitruvius Transfert, riuscirà a climatizzare sia ingerendo calore sia espellendolo nei mesi caldi in modo naturale e economico questo nuovo organismo edilizio. Quello che ho cercato di spiegarvi, magari confusamente, perché il progetto non è proprio semplice, però è un po' questo, lo rivediamo in questa sezione. Qui siamo sul Corso Matteotti, questi sono i vecchi gradini e il vecchio portone, il taglio è fatto proprio nella mezzeria del portone. Vedete il vuoto dove ci si può continuamente affacciare percorrendo il museo, questo è il laboratorio creativo, vero fulcro magico del progetto, si sale e in vari modi attraverso parapetti parete in cristallo colorati oppure parapetti normali ci si affaccia centrospezione, questa è la serra idroponica con la scala di acciaio che consente invece di ridiscendere al giardino. E questa è ovviamente la Torre dei Venti di cui vi parlavo, questa qua è il cappello di questa torre quadrata rivestita in legno con installazioni che parlano di Vitruvio che vedremo in dettaglio. Questa torre piomba nel laboratorio sospendendosi, senza attaccarsi a terra, qui ci sono 2,91 m di altezza per poter passare liberamente, aspira l'aria che può essere fatta ricircolare con queste lamelle programmate a secondo dei venti di stagione dell'esposizione, mentre di qua questa serra, che vedremo meglio, in camera calore. E questa è una vista di questo complicato ragionamento che vi facevo, che forse lo semplifica, perché vedete che la struttura interna di questo crepaccio con ballatoi sporgenti e rientranti è molto complessa, cioè non c'è un piano uguale all'altro, però vedete che questi percorsi possono essere o molto tradizionali, e quindi queste sono pareti espositive, oppure possono convergere in balconi pensili schermati da intere pareti in cristallo. Questi sono i lighting walls, li chiama Rota, cioè sono dei cristalli particolari che fungono da parapetto, da muro, ma sono alimentati da LED su cui si possono proiettare filmati del carnevale, contenuti che possono variare con la programmazione a computer, insieme a pareti più tradizionali. Un'altra vista che ci può dare un'idea di questo elemento scenico interno è questa, ecco quello che uno potrebbe vedere dal basso verso l'alto, ovviamente i colori sono variabili, non sono colori di tinteggiatura delle pareti questi, ma questi sono i colori della dimerizzazione a computer che vengono programmati dalla direzione artistica che sarà sempre di Italo Rota e possono cambiare nel tempo. I colori delle pareti e dei pavimenti saranno molto neutri, i pavimenti sono in resina cementizia nera o bianca, le pareti chiare perché tutto il resto è colore, sia negli apparati esposti che in quelli che contengono gli apparati stessi. E questo è un effetto dell'uso che si può fare di questo vuoto, che diventa esposizione esso stesso, si possono appendere cioè pezzi di carri. Qui ci sono il famoso carro di Frida Kahlo che ha sfilato con successo in una recente manifestazione, ma vedremo poi dopo anche altre cose, cioè questo grande vuoto non è un vuoto fine a se stesso, è un vuoto su cui volano appesi pezzi di carri che potranno essere
temporaneamente sostituiti, chiaramente con l'apporto della carnevalesca, delle maestranze che si metteranno in funzione. Quindi chi percorre questi complessi corridoi e affacci scoprirà sia le cose che sono esposte lungo le pareti o nelle teche o nelle zone retroilluminate dai monitor, oppure vedrà proprio veri e propri pezzi di carro che volteggiano nell'area di questo grande squarcio aperto nell'edificio. In questo caso vediamo, lo riconoscete tutti, il celebre carro di Piccinetti con la figura di Rossini. Vedete l'effetto che producono i lighting walls. In questo caso si può inserire una colorazione che modifica la percezione dell'elemento del carro, per poi vederlo invece come in effetti è privo di filtro. E quindi vedete un effetto fantasmagorico che producono le proiezioni e gli elementi plastici dei carristi. Questo è invece, diciamo, una delle esposizioni un pochino più tradizionali in cui dare conto ai turisti, perché ecco un po' il senso di questo edificio che cos'è? Vedere il carnevale tutto l'anno, cioè chi viene a Fano non nel mese di carnevale entra nel carnevale attraverso questo edificio, ed entra nel carnevale attraverso questo edificio anche andando a trovare laddove si producono i carri, cioè nei capannoni, nella vera industria del carnevale. Quindi diciamo, va creata una simbiosi tra questo che è un luogo di creatività e di documentazione del carnevale che si sono succeduti e che si succederanno, poi anche andando portando i turisti nei luoghi dove i carristi, i maestri carristi operano e lavorano. Ecco, queste sono altre suggestioni. Vedete la neutralità dell'ambiente architettonico per dare valore ai colori delle proiezioni e delle maschere e degli oggetti. Questo invece è la pianta del laboratorio creativo, che è appunto un punto molto, questo verrà, dovrà essere utilizzato molto dai cittadini. Ovviamente non mi dilungo sul fatto che questi spazi vengono tutti attrezzati con i servizi igienici di legge per portatori di handicap, divisi per genere, eccetera, circa 300 metri quadri di grande aula, la vedete qua, che dialoga con il giardino inclinato e con il cortile e prende luce, che è servita da un ridimensionamento della scala che già oggi portava al cinema, che viene un po' rimpicciolita, ovviamente dall'ascensore, e che verrà attrezzata con tecnologie sofisticate come stampanti 3D e tutto quello che la tecnologia ci mette a disposizione per favorire la sperimentazione, la progettualità di giovani, di meno giovani, che con l'aiuto di tutor vogliano progettare qualsiasi cosa e vederla realizzata nel modello che la tecnologia riesce a stampare, come appunto le stampanti 3D. Vediamo una suggestione di come potrebbe diventare questo spazio. Vedete, uno spazio attrezzato con tavoli, con sedute, con elementi tecnologici, e che però respira sempre della dimensione del museo, con cui non si emargina, nel senso che da qui l'introspezione dei visitatori sarà anche quella di vedere che cosa accade nel laboratorio e viceversa, cosa accade in chi passeggia nel museo. Un'altra immagine suggestiva di questo ambiente di lavoro e sperimentazione è questa, come vedete. E adesso la nostra traccia ci porta, credo di non sbagliare, spero, a ragionare di questa torre dei venti, che è una torre araba come concetto, sfrutta le invenzioni che i popoli di climi caldi hanno fatto delle torri dei venti, che da tempo immemore e senza consumo di energia hanno risolto problemi di climatizzazione soprattutto nei mesi estivi. Vediamo un po' se non mi... Ecco, no, mi sono sbagliato, torno un attimo indietro, parliamo invece dell'altro elemento climatizzante, cioè della serra scala, la scala con cui si ridiscende, quella serra idroponica di cui parlavo prima è un po' questa in sezione, cioè che cosa si vede? Si vede la scala che, arrivati all'ultimo livello del museo, ci consente di ridiscendere ai vari livelli senza interferire con chi sale per gli altri percorsi che abbiamo descritto. Nella mezzeria della scala c'è una rastrelliera in acciaio che contiene tante piantine di ortaggi e di essenze che potrebbero anche essere consumati nella vicina caffetteria, centro di ristorazione. È una serra idroponica, cioè non ha terra, dell'argilla o materiali simili, viene alimentata con l'acqua di raccolta meteorica che apposite tubazioni porteranno a questo dispositivo,
e l'effetto di questa composizione diventa anche un effetto significativo, perché come vedrete nel rendering che segue sarà un po' questo. Qui vedete la scala in acciaio e la pavimentazione, che è l'unico punto in acciaio con una lamiera microforata, che dà il senso di questa tecnica minimalista col verde, e vedete la pioggia di colori che arriva da una vetrata di Croica, che è quella della serra, ma che gioca anche con i colori del costume di Arlecchino, e che guarda verso il cortile e che sale per tutti i piani dell'altezza del museo. Ovviamente questi shed sono apribili per la ventilazione qualora la serra surriscaldasse troppo l'ambiente. Tutto è organizzato da remoto e da meccanismi sofisticati a livello impiantistico, e immaginiamo quindi di scendere verso il giardino seguendo un caleidoscopio di colori. La vista dall'interno del giardino invece sarà questa. Nel progetto è questa, vedete, è una vetrata che gioca con dei cunei che sporgono di circa 22 cm dal piano del vetro. All'interno di questi vetri camera sono, che poi vedete, sono delle geometrie, dei cunei che si specchiano in modo abbastanza irregolare, è una matrice abbastanza complessa, ma che può essere specchiata dall'alto verso il basso e di fianco. All'interno ci sono delle pellicole che reagiscono col variare della luce esterna, quindi il colore non sarà mai identico, ma varierà con il variare della luce solare durante il giorno. E l'effetto, qui sotto vedete ovviamente le vetrate del laboratorio, qui c'è un terrazzino che, su cui si potrà uscire forse a fumarsi una sigaretta, per chi ha viaggiato nel piano intermedio del museo, e la vista sul giardino sarà questa. Questa grande vetrata costume Arlecchino che guarda il nuovo giardino ricavato, dando ampiezza alla discesa oggi molto ripida, e questo giardino è anche, ospita anche delle sedute affinché qua ci si possa sedere, si possa osservare magari uno spettacolo o di musica o una performance di qualsiasi forma di creatività che si voglia fare nel laboratorio. Ma è uno spazio soprattutto di sosta, e il verde, come abbiamo visto, il verde all'interno, il verde all'esterno climatizza anche un po' il giardino, che verrà decorato anche nel muro di recinzione con dei murales, con degli interventi artistici. Sul fianco vediamo invece la Casa della Musica, di cui parleremo tra un attimo. La Casa della Musica è ovviamente, non so se, scusate, devo andare avanti, che non ho ben in mente cosa sto per dire. Ecco, quindi adesso ce l'ho in mezzo, sono molti disegni, quindi la fase. Ecco, sì, torno un attimo indietro, e allora torniamo a questa scatola che vi dicevo all'inizio, che si ha come punto d'ingresso, perché è una scatola attraversabile, vedete, e con un affaccio. Anche qui posso affacciarmi di sotto, ma anche guardare dal basso verso l'alto, perché questa scatola corre per tutta l'altezza dell'edificio fino a sfondare il tetto e a diventare quello che vedevamo poc'anzi, e cioè la Torre dei Venti. L'ultimo elemento, il cappello di questa scatola, è questo marchingegno che con queste lame orientabili direziona la ventilazione in senso ascendente o discendente all'interno di questa camera. Però questa camera è anche un elemento in cui i visitatori potranno affacciarsi per vedere che cosa c'è dentro, e Rota ha pensato di rivestirla in pannelli da 50 cm per 50 cm in legno serigrafato, su cui ha stamperà evidentemente nell'appalto dei canoni vitruviani, cioè l'ordine gigante di Vitruvio, la spirale insomma, su cui tanta geometria si è fatta, l'uomo vitruviano, una serie di cose che troviamo nei 10 libri dell'architettura. E l'effetto che si dovrebbe vedere di questo macchinario un po' tecnologico, un po' artistico, è questo. Ecco, vedete l'interno in legno con degli elementi che parlano dell'ordine gigante di Vitruvio, dell'uomo vitruviano, ma anche di una colonna postmoderna famosa di cui Rota ha avuto il permesso dalla Fondazione di Venturi, credo, l'architetto americano che l'ha inventata, la famosa colonna
con le orecchie di Topolino, perché non dimentichiamo che tutto questo gioca con la cultura ma anche con l'ironia, evidentemente siamo nella casa del carnevale, del gioco, e vedete qua la possibilità che i visitatori hanno ai vari piani di affacciarsi in questo meccanismo simpatico, che odorerà di legno, che odorerà anche di essenze naturali e che giocherà partendo dal basso con il piano romano e con la memoria dell'architetto di Ottaviano. Adesso invece parliamo della Casa della Musica davvero, perché se mi sbaglio vuol dire che sono molto invecchiato negli ultimi mesi e quindi spero di non sbagliarmi. Questa ala qui, lunga, l'ex portico del 1934, poi tamponato con vetrate, è un'aula che viene lasciata libera in modo tale che le eventuali partizioni interne potranno essere flessibili, si faranno con mobili, si faranno con degli elementi che così potranno essere facilmente cambiati nel tempo, e c'è solo un magazzino per strumenti musicali o per apparecchiature che invece viene fatto. Ovviamente ci sono i servizi igienici anche qui, in una nicchia naturale dell'edificio che si poneva bene. Invece questa parte qua sarà dedicata alla caffetteria, quindi il magazzino viene ripulito degli innumerevoli tramezzi, dotato di servizi igienici per il personale e per il pubblico, di una cucina e di uno spazio dove poter mettere un bancone, e giocherà anche con una loggia che ha questo edificio e anche la parte non inclinata del cortile. Vediamo un attimo adesso le successive. Ecco, qui vediamo la sezione sullo spalto inclinato del prato, del giardino che viene scavato, e qui c'è il laboratorio creativo, qui si entra dall'ingresso del museo, e queste vetrate sono le vetrate che stanno sotto i due piani di scuola Padalino, su cui viene fatto un attento restauro, perché vorrei dire che questo intervento così moderno è molto attento anche alle parti che vanno restaurate, perché come sarà restaurato attentamente la parete su Corso Matteotti di qua, anche queste pareti, queste finiture, si cercherà di ritrovare il colore originale, e oggi ci sono un po' di inquinamento visivo, ci sono dei discendenti pluviali che qui vedete sono stati riorganizzati tutti a fianco delle paraste doriche, non sopra come oggi capita, e quindi questo sarà tutto perfettamente restaurato. Gli infissi devono essere cambiati perché non rispettano più le norme termiche e acustiche, però si è scelto un infisso a profilo molto sottile che non andrà a falsare i rapporti degli infissi vecchi. Vediamo se c'è un'altra vista. Ecco, questa è la vista completa del fronte restaurato, dove vedremo i musicisti, gli studenti dell'Accademia del Jazz muoversi con i loro strumenti all'interno, e sopra la scuola media Padalino, che ha anche un bel prospetto tutto sommato, dove gli elementi che sporcavano un po' queste geometrie abbastanza nitide vengono sistemati. Io a questo punto però, vista la presenza di Adriano Pedini, che insomma è il leader del Fano Jazz by the Sea, che sarà poi colui che in qualche modo ha collaborato con Rota per le decisioni del progetto, lo chiamerei qui per fare un intervento, perché chi meglio di lui può parlare dell'Accademia del Jazz Casa della Musica, quindi ti lascio la parola, Adriano. Sì, grazie. Grazie, devo dire che per me è emozionante vedere ed ascoltare questo stato d'avanzamento dei lavori a cui abbiamo partecipato con diversi confronti con l'architetto Italo Rota per capire quali potessero essere gli spazi dedicati alla nostra attività. Io voglio ringraziare naturalmente l'amministrazione tutta, perché ha pensato di destinare una parte di questo grande complesso che è avveniristico. Penso, ho sempre detto che questa ci porta un po' in Europa, ha quel sapore europeo, e quindi siamo veramente fieri, quindi ringrazio l'amministrazione per averci destinato questo luogo. Ma in realtà per noi questo luogo non è nient'altro che la conclusione, la chiusura di un cerchio, perché dopo 30 anni di attività passata
a fare eventi, a fare l'attività nel territorio, mancava appunto una struttura di riferimento, una struttura fisica di riferimento che fosse rappresentativa anche di che cosa? Di quello che è la nostra mission, chiamiamola così, cioè quella della divulgazione della musica, quella della possibilità di trovare nuove soluzioni innovative per la musica, del coinvolgimento dei giovani, ma quindi si può fare solamente con la presenza fisica di un luogo strutturato che sia coinvolgente, che sia che ci abbracci, che sia un luogo dove è benestare, dove ci si ritrova, dove c'è la gioia di poter creare qualcosa di buono e di futuribile con la musica. Quindi questo luogo per noi sarà un luogo in cui metteremo in campo tutta la nostra potenzialità, sinergico naturalmente con il festival, ma con tutte le altre, con tutti gli altri eventi, penso a tutti gli eventi con il territorio. Quindi diciamo un luogo di un grande laboratorio, ecco, forse è meglio dire, un grande laboratorio musicale, innovativo, aperto tutto l'anno, e noi speriamo 24 ore su 24, questo l'avevamo scritto, però dove la musica è in ciclo continuo, senza soluzioni di continuità, in parte con i laboratori, in parte con la musica d'insieme, ma in parte anche con delle prove, in parte anche con il coinvolgimento di chi vuole in qualche misura misurarsi con la musica, perché è questo, è un luogo di accoglienza musicale. Quindi questo è per noi, quindi noi cercheremo di onorare questo luogo con il meglio della nostra produzione. E ripeto, è un ulteriore passo, è il passo conclusivo, e credo che siamo stati dietro tanti anni, dietro questa possibilità di avere questo luogo, e quindi vorremmo in qualche misura fare sì che sia veramente il luogo dei giovani. E a questo proposito io vogliamo fare noi tutti noi un regalo a tutti voi, portando qui un esempio di quello che sarà poi realmente la funzione di questo luogo, cioè il luogo di accoglienza e di musica per i giovani. Sapete che da anni noi abbiamo questa orchestra giovanile, si chiama Orchestra Mosaico, che è il nostro fiore all'occhiello, e quindi questa orchestra, che ancora non ha una sede, avrà una sede proprio nella Casa della Musica. Quindi figuriamoci la gioia di tutti noi, e questa gioia vorrei che si esprimesse con una rappresentanza della musica della nostra orchestra, guidata dai maestri Giorgio Caselli e Zulma Jaime. Io vi ringrazio, e a voi un po' di musica. Grazie. Thank you.
Grazie mille ai giovanissimi musicisti e maestri per questa, ecco, questo è il senso del progetto, poi l'hanno raccontato bene loro, servirà ovviamente ai giovani, alla gente tutta, insomma, e io cercherò di finire molto brevemente adesso la spiegazione, perché siamo arrivati agli ultimi contenuti, per farvi vedere come diventerà, insomma, dall'angolazione della caffetteria la percezione appunto della casa della musica, della vetrata di Croica che avete visto, del giardino che climatizzerà un po' il cortile e anche speriamo della vivibilità interna di questo spazio che può generare molti servizi e molti ce ne può fare immaginare nel tempo. Completiamo la cosa con la facciata che meglio conosciamo, quella su Corso Matteotti, in questo schema colorato che ci aiuta a capire alcune cose, ma innanzitutto la facciata, diciamo, resta, viene restaurata, vengono restaurate le arenarie che oggi incapsulano quelle nicchie a mattoni che però scompaiono per aprire un po' di più il prospetto. Vedete, il portone di oggi viene restaurato, rimangono i gradini, che sarebbero un ostacolo oggi, però viene monumentalizzato, nel senso il restauro è il ricordo del vecchio ingresso, ma nel portone vengono inseriti due diffusori ad alta fedeltà da cui uscirà sempre musica, quindi una sorta di filodiffusione che esce dall'interno di questo muro restaurato che sembra impenetrabile, ma invece uno degli ingressi è questo e l'altro che vi descrivo è questo. Le finestre diventano grandi vetrine fisse per esporre oggetti del carnevale, unitamente a queste due finestre più piccole che però hanno dietro una cornice che per tutta la loro ampiezza contiene dei monitor in cui si potrà vedere quello che accade nell'edificio, oppure dei filmati del carnevale, oppure i contenuti che si riterrà opportuno inserire. Un'altra bella trovata di Rota è trattare le bucature, che oggi sono tutte uguali, qui invece diventano di due dimensioni un po' differenti, non sono più finestre apribili, o meglio lo saranno solo in caso di fumi, in caso di incendio, quindi il sistema antincendio le apre, però sono vetrate fisse di un vetro particolare, un vetro che genera delle bolle, come se dall'interno ci fosse un'esplosione di energia e di vitalità che avesse deformato queste vetrate, le quali sono dotate di LED di illuminazione, quindi saranno tanti occhi luminosi e di colori differenti nel corso cittadino, ma sono anche degli espositori di oggetti del carnevale, quindi già dalla strada, sbirciando, si potrà avere una suggestione dell'interno del museo per mezzo di questi meccanismi che vedete. Le due asole che danno nel piano interrato, che scende sottoterra, verranno schermate con una griglia metallica microforata. Questa è la Torre del Vento, vedete che non c'è nessun impatto degli impianti notevolissimi che vengono messi in copertura, perché sono tutti impianti che si adagiano sulla copertura piana. L'immagine virtuale che ci mandano gli ingegneri, molto abili nell'elaborare i concetti di Rota, è un po' questa. Vediamo se parte da una finestra opposta al museo, al nuovo centro che abbiamo cercato di descrivere, che è questo. Vediamo, qui ci sono un po' di caramelle anche nel davanzale, hanno messo una sfilata di minicarri ipotizzabile nel corso cittadino, sfilare di fronte alla Casa della Creatività con queste luminescenze che fanno intravedere quella magic box, questa scatola magica che si è voluta pensare per questa zona di Fano. Il tutto, se vediamo un'altra immagine interessante dell'ultima, che è quella che propongono i progettisti e lo stesso Italo Rota, è l'inserimento nel contesto, un inserimento che io credo molto delicato, che ha visto anche il parere favorevole della sovrintendenza, nel senso che l'attenzione a coniugare l'antico con il modernissimo penso sia stata una sfida vinta. E mi piace sottolineare così,
ringraziandovi per la pazienza, peraltro, il titolo che Rota ha dato a questo progetto, che è stato, insomma, penso che sia di buon auspicio in momenti non felicissimi come quelli che stiamo vivendo. Lui chiamò questo progetto qualche tempo fa "Ironia e musica salveranno il mondo, una piccola fabbrica per progettare il futuro". E adesso però io darei la parola a Luca Cardarelli, che è qui con noi, vicepresidente della Carnevalesca, che è l'altro ente protagonista di questo, di questa operazione con cui abbiamo lavorato e con cui continueremo a lavorare a lungo per riempire di contenuti insieme alla cittadinanza e a tutti, perché poi la fase che vi spiegheranno i colleghi è proprio quella di cominciare, mentre i lavori edili partono, 2 anni di coprogettazione per riempire di contenuti questo. Ti lascio il microfono. Salve, pronto. E niente, che dire, io sono rimasto veramente affascinato, non avevo ancora visto i rendering bene, anche se avevo seguito un paio di comunicazioni con l'architetto Rota, e questa è veramente un incubatore di creatività che potrebbe fare di Fano e potrebbe sicuramente formare delle menti eccelse, perché poi a Fano manca, ma ne abbiamo tante sotto, bisogna andare a pescare, questo potrebbe essere una grandissima idea. Io la cosa divertente, mentre sentivo la spiegazione, perché prima sentendomi un attimo con Stefano Marchigiani, quindi a parte che ringrazio tutti della giunta, soprattutto Marchigiani per quello che riguarda tutto il progetto, lui ha detto che avrebbe spiegato in maniera semplice il progetto, però io sinceramente di semplice, devo essere sincero, e perché voi sapete che in verità sì, si è fatto grandi nomi, sono fatti Rota, si sono fatti un sacco di professionisti, ma in verità il vero progettista adesso ve lo vengo a presentare, giusto? Io ho visto il progetto sul giornale e sono rimasto basito, come questo è il progetto che abbiamo fatto noi, ho portato anche gli slide, anche io ho gli slide. Sì, perché in effetti... Se si può cambiare... Ecco, questo è lo sviluppo verticale che rappresenta la torre, adesso voi l'avete vista dritta, io quel giorno non trovavo il righello, ho usato una banana, ma è la torre. Poi nello slide 2, che all'apparenza sembra un occhio con la cataratta, invece è una grande vetrata opacizzata che tiene fuori da questo luogo magico tutti gli orrori del mondo moderno, e infatti dopo si riempirà di colori, come con che sistema? Di croico che gliel'ho proposto io poi oltretutto. Poi l'ultima slide, ecco, questa è la planimetria. Quello che vedete pieno sarebbe il vuoto, tutte le altre sono le stanze, la stanza della musica, sarebbe le stanze. Il problema grosso che è venuto fuori, che io non lo sapevo, è che adesso voi mi avete chiuso il portone d'ingresso, io devo rifare tutto il progetto perché non c'ho più l'entrata. Questo mi è venuto fuori adesso. Comunque a dimostrazione che io già il progetto l'avevo pensato, no? Esatto. Che però comunque... Ma soprattutto che è molto più semplice. Sì, molto più semplice, anche perché voi avete detto un sacco di cose, dopo noi li vogliamo vedere, perché sono anche molto belle oltretutto. E poi oltretutto, a conferma di questo, siccome io avevo pensato anche al caffè... Esatto, perché c'è una caffetteria, ristorante. Io già avevo predisposto un menù che, se voi avete piacere, io vado ad illustrare. No? E non pensate sia il solito menù provinciale, roba nostra, no, mi sono ispirato all'Europa, e per esempio un menù base, 3 antipasti, partiamo dalla Francia con se reproduit avec pevron. E questo cosa sarebbe? Sarebbe la rasa sei pevron, sarebbe. Poi abbiamo la sardina escondidas. Questa la conosco, Spagna. Sì. La sardina scottadito, il sardone. Benissimo. E poi dalla Svezia il blackfish made arter, le sepi sarine, però internazionali, perché diamo una visione internazionale. Poi come dalla dice Norvegia, Rota in Europa, come dice Rota, siamo in Europa. È chiaro, ma lui ha preso spunto dal menù mio. Certo.
Poi abbiamo dalla Norvegia i spaghetti med muslinger, sarebbe spaghetti sale puras. Poi abbiamo due secondi, dalla Francia e dalla Germania, poisson rot e je breton fish, che sarebbe la rostita però presentata, impiattata in due modi differenti. E poi dalla Spagna, così abbiamo fatto un bel giro in tutta Europa, abbiamo la zuppa incantata carmensita, che sarebbe la zuppa inglese, ecco. Quindi diamo un'idea internazionale con dei piatti nostrani, così chi viene dall'estero dice ah, questo è il piatto nostro, che però è sempre il nostro, quindi cerchiamo di mettergli un po' di fumo. Ecco, comunque se... Dico per, è perfetto come menù per la ristorazione e caffetteria. Quindi ecco molto carinamente il Vulone dona il progetto al comune, quindi sì. Al a rotta a tutti. Grazie, grazie a tutti. Bene, allora io adesso passo la parola ai colleghi, Iti e tante altre cose, lascio la parola a Ivan Antoniozzi che comincerà a parlare di un aspetto importante che è quello del rapporto con le aziende, con le imprese, con la tecnologia, con gli investitori, perché questa è una macchina che deve funzionare e deve anche cercare di trovare posti di lavoro. Un carnevale nuovo, un'attività nuova di creatività sta nel territorio anche per dare chance per i giovani. Prego Ivan. Buonasera. Parlare dopo il Vulone è imbarazzantissimo, ho l'impressione che qualunque cosa dica sbaglio, però allora, sì, Stefano Marchegiani accennava al carattere della fabbrica del carnevale, che è una riduzione semantica da come lo diciamo noi, cioè fabbrica del carnevale non è soltanto il contenitore che Stefano ha appena rappresentato, la fabbrica del carnevale è un'impresa che deve coinvolgere tutta la città e che ha articolazioni diverse, è vocata, è un processo vocato allo sviluppo economico, sviluppo sociale, sviluppo occupazionale, sicuramente sviluppo culturale. Allora, quella macchina lì noi la dobbiamo riempire di senso, la dobbiamo riempire di funzioni, la dobbiamo riempire di servizi e lo dobbiamo fare utilizzando le energie più vivaci, più avvedute, più lungimiranti, più moderne del nostro territorio. Perché qual è il fine ultimo, l'abbiamo detto in tante sedi, della fabbrica del carnevale, del progetto fabbrica del carnevale, che a volte chiamiamo ITI scambiando l'oggetto con lo strumento, ITI è investimenti territoriali integrati che finanziano tutta la fabbrica del carnevale. Ecco, dicevo, qual è il fine ultimo dell'ITI della fabbrica del carnevale? È quello di rinnovarlo, il carnevale, senza minimamente abbandonare, tralasciare o misconoscere la tradizione dei maestri carristi innanzitutto. Al contrario, si è detto, usando uno slogan secondo me anche abbastanza efficace, l'abbiamo utilizzato in fase di presentazione della proposta progettuale che poi è stata finanziata dalla Regione Marche, vogliamo cambiare, vogliamo trasformare il carnevale più vecchio del mondo nel carnevale più nuovo del mondo. Ecco, cosa vuol dire? Vuol dire portare innovazione soprattutto là dove il carnevale è più plasticamente manifesto, nei carri allegorici. Il carro allegorico è l'immagine prima che contraddistingue, che connota il carnevale di Fano. Ecco, noi questa innovazione la vogliamo innanzitutto sperimentare lì. Come vogliamo fare? Innanzitutto in questo modo. È un primo atto per cercare di rinnovare le forme del carnevale. Con questo strumento che è un bando titolato al finanziamento di progetti per lo sviluppo di prodotti e servizi culturali e creativi, progetto ITI eccetera eccetera. Questo bando non è stato ancora pubblicato, è stato già approvato dalla Regione Marche e approvato anche dalla Giunta regionale, dobbiamo aspettare ancora qualche giorno perché tutta l'istruttoria e poi anche la partecipazione avverrà attraverso la piattaforma SIGEF della Regione Marche, dobbiamo istruire lì dentro, dobbiamo confezionare la piattaforma per accogliere le varie domande. Allora, pochissimo tempo prendiamo per questo spazio di presentazione del bando, perché appunto il taglio di questa serata è diversa, ne do soltanto la notizia, però penso che sia una cosa molto importante. Allora, qual è l'oggetto del bando? L'oggetto del bando, non so se riusciate a vedere,
traduco molto velocemente gli obiettivi. L'obiettivo è doppio. Uno è quello di sollecitare, stimolare l'innovazione delle imprese e orientare i loro processi innovativi per la realizzazione di prototipi di nuovi carri allegorici. Prototipi di nuovi carri allegorici che devono avere un portato di innovazione altissimo, di tecnologia altissima e di sostenibilità altissima. L'altro obiettivo di questo bando è quello anche di recepire una metodologia che ci può servire per funzionalizzare il laboratorio creativo. Cioè, qual è il senso? Immaginiamo che la costruzione di un prototipo di carro nuovo deve combinare competenze diverse. Come fa a combinarle? Qual è proprio la prassi perché queste competenze possono essere combinate e possono interagire? Ecco, questa metodica la vorremmo acquisire e potrebbe essere la metodica con cui potremmo avviare quel laboratorio creativo di cui Stefano Marchigiani prima ci ha fatto vedere gli spazi. Dotazione finanziaria, 207.000 euro. Lascio perdere i tecnicismi, a valere sull'asse 3 del POR FES 2014-2020. Avanti, chi può partecipare a questo bando? Le micro, piccole e medie imprese in forma singola o associata. Ecco, di dove devono essere queste imprese? Devono essere del territorio di Pesaro o di Fano, non c'è un'estensione provinciale, c'è proprio il territorio delle municipalità di Pesaro e di Fano. Queste sono tutte costrizioni ovviamente che non abbiamo dato noi, sono costrizioni che derivano dalla natura del fondo di finanziamento, da quella misura del POR che ho citato prima. L'impresa che vorrà partecipare e sarà beneficiaria, quale spese può sostenere, quali sono le spese eleggibili? Molto velocemente anche qui, spese di personale fino a un massimo del 20% del costo complessivo del progetto di prototipazione che serve alla realizzazione del prototipo di carnevale, del carro del carnevale, le spese per i servizi di consulenza, spese per altri servizi, spese per brevetti, spese per attrezzature, macchinari, strumenti, il costo dei materiali che servono, opere murarie, questo forse non occorrerà, però è anche questa una spesa consentita, programmi informatici, know-how per conoscenze tecniche e altre spese indirette che sono delle lump sum fino ad un massimo del 10%. Ecco, questo forse è il dato che più caratterizza e più dà la dimensione degli interventi che andiamo cercando. Ci immaginiamo di finanziare tre prototipi di carro allegorici, quindi finanzieremmo tre delle proposte che arriveranno per 70.000 euro ciascuna. 70.000 euro è il tetto massimo del contributo a fondo perduto che l'amministrazione elargirà. Non è detto con ciò che un progetto non possa anche costare di più, però questa è l'elargizione massima. Termini di presentazione della domanda a 30 giorni dalla pubblicazione del bando, che avverrà appunto a breve. Mi fa molto piacere vedere la presenza del dottor Andrea Baroni, direttore di Confindustria Pesaro e Urbino, col quale ci siamo confrontati per confezionare questo bando, che ci dà anche una mano nella veicolazione di questo bando, nel rappresentarlo alle imprese, e ci terrei moltissimo, a nome ovviamente dell'amministrazione, che lei ci venisse a fare anche un suo saluto, direttore. Prego. Da grazie. Piacere, saluto a tutti, buonasera. Anzi, scusate il ritardo. C'era molto traffico fra Fano e Pesaro. intanto il progetto è bellissimo e il signore che ha parlato prima ha detto ci porta a livello internazionale. Infatti, vedendo prima le immagini, si dice tante volte è bello che sembra di essere all'estero, no? Perché poi guardiamo sempre le cose belle degli altri e quando le abbiamo noi non ci rendiamo conto. Quindi devo dire che lo scorcio che ho visto anche di... Poi ho capito bene dov'è, dopo dall'alto. Anche perché, colgo l'occasione per dire una cosa che non molti sanno, su Confindustria e Fano, noi abbiamo avuto una sede in via Nolfi, un bellissimo palazzo, avevamo il secondo piano, avevamo il piano nobile, e la sede l'abbiamo tenuta per 10 anni. E io lavoravo in Confindustria
da 5 anni, quindi stiamo parlando di 25 anni fa, facevo il turno del venerdì pomeriggio, quindi io venivo a Fano, qui a poche centinaia di metri, avevo la bellissima piazza qua vicino, e devo dire che ho sempre un ricordo di Fano molto, molto, molto presente qui dentro. Il bando è interessante perché stimola sicuramente la creatività, l'intuizione. Penso che fra Fano e Pesaro qualche genio della meccanica o qualche stimolo di qualche azienda si possa dare. Peccato limitarlo a Fano e Pesaro, perché quando ne abbiamo parlato c'era qualche azienda dell'entroterra che forse si sarebbe prodigata in maniera divertente, magari usando le macchine che già sta facendo per trasformarle in cose particolari. E niente, adesso appena è pronto bisogna che lo veicoliamo, ce lo metteremo sui nostri notiziari, e però va veicolato in maniera diretta alle aziende, anche perché magari adesso qualcuno è più distratta su altre cose contingenti, ma gli faremo in modo di, anche perché 30 giorni sono un tempo breve per partecipare, quindi cercheremo di usare tutti i fondi. Sarebbe un peccato che rimanessero lì. Io non aggiungerei altro, grazie comunque. Grazie mille, grazie direttore. Ecco, vi dicevo appunto, stiamo rappresentando alcune accezioni, alcune articolazioni della fabbrica del Carnevale, del progetto ITI. Stefano Marchegiani prima ha citato anche alla parte della mobilità, quindi della mobilità dolce, che è lo strumento con il quale ci si vuole avvicinare al contenitore fabbrica del Carnevale. Io ho trattato adesso di una parte che riguarda la funzionalizzazione del contenitore fabbrica del Carnevale e del processo di rinnovamento del Carnevale. Poi questa strategia appunto ha anche tutta una serie di altre vocazioni, anche orientate allo sviluppo occupazionale, allo sviluppo economico, al sociale. Di questo io vorrei che ne parlasse, Claudia Cardinali. Grazie Ivan. Sì, come abbiamo detto, la fabbrica del Carnevale dovrà vedere l'attivazione di nuove funzioni, di servizi innovativi finalizzati appunto a coinvolgere la cittadinanza, ma anche a promuovere, a comunicare la città, il suo patrimonio culturale, quindi a potenziare l'offerta culturale e turistica. Per fare questo però è indispensabile che siano messe in campo professionalità qualificate, competenti, aggiornate, quindi con ricadute ovviamente occupazionali e sulle possibilità di lavoro che devono essere connesse a questo progetto. E non a caso si è scelto di prevedere all'interno del progetto una misura specifica sulla formazione, un investimento importante per cui il Comune ha deciso di accreditarsi come ente formatore per la prima volta. E sono stati quindi avviati due corsi di formazione, uno per la figura di tecnico del marketing turistico, uno per la figura di addetto alla promozione delle attività turistiche. Due corsi abbastanza impegnativi per un monte ore di 500 ore l'uno e 400 l'altro, destinato appunto a coinvolgere residenti nella Regione Marche disoccupati. I corsi si sono svolti nel 2021, sono partiti a febbraio, si sono conclusi a dicembre e sicuramente sono stati un'esperienza che possiamo valutare come positiva, sia in termini appunto dell'offerta formativa che siamo stati in grado di mettere in campo, sia per quanto riguarda appunto il coinvolgimento dei partecipanti e le ricadute che poi ha avuto. Il nostro auspicio è che appunto, come previsto anche da progetto, all'interno della fabbrica del Carnevale, in questo lungo percorso, in questa sfida che ci aspetta per appunto definire i servizi che questo splendido spazio dovrà avere, possano essere messe a frutto queste professionalità, che possano non disperdersi e quindi in qualche modo contribuire a valorizzare ancora di più il progetto e il percorso che si è fatto. Un'esperienza positiva, devo dire formativa, penso e credo anche per l'amministrazione, che per questa è stata la prima volta che si è approcciata a questo tipo di corsi di formazione sicuramente impegnativi.
Non voglio rubare tempo alla presentazione che avremo a seguire, perché nell'ambito di questi corsi alcuni corsisti appunto hanno svolto anche attività di tirocinio presso alcune sedi, collaborando con i nostri servizi, collaborando con gli uffici IAT, con Servizio Cultura, piuttosto che con strutture private, quindi agenzie di viaggio, piuttosto che strutture ricettive. Altri corsisti hanno invece affrontato dei progetti più specifici legati appunto ad analisi di situazioni connesse con la nostra città, quindi di comunicazione, di possibilità di sviluppo legate al carnevale e alle sue potenzialità, sempre in un'ottica di offerta turistica. Quindi diciamo che il nostro obiettivo da qui in avanti sarà quello di valorizzare queste proposte e cercare in qualche modo di, come vi dicevo, fare in modo che abbiano anche delle possibilità di tipo lavorativo. Questa sera sono presenti qui con noi due delle corsiste che hanno partecipato alle attività di formazione, Alice Confortola e Raffaella Del Vecchio, che hanno avviato nell'ambito del corso e poi hanno continuato con noi a lavorare su un progetto specifico, che è quello del nuovo sito della Fabbrica del Carnevale. Uno strumento che riteniamo fondamentale perché potrà accompagnarci nel percorso progettuale, in quella che è la sfida che inizia dal momento dell'avvio del cantiere, ma poi per tutto il percorso di funzionalizzazione, come dicevamo. Un sito che permetterà ai cittadini e a tutti di rimanere aggiornati sul percorso, e allo stesso tempo lo strumento privilegiato per andare a realizzare, a costruire insieme il nuovo Museo del Carnevale. Un museo che abbiamo detto è un museo particolare, perché dovrà essere una sorta di archivio della memoria del Carnevale, un luogo, uno spazio che dovrà contenere, che potrà contenere tutte quelle testimonianze, quei ricordi, quegli oggetti che sono legati alla tradizione carnevalesca e che noi vorremmo valorizzare all'interno di un percorso assolutamente innovativo. Io quindi lascerei la parola a Alice e Raffaella per la presentazione del sito, e ringrazio anche Davide Panichi, che è il collega del Sistema Informativo Comunale, che ha fornito tutto il supporto alla realizzazione del sito. Buonasera a tutti. Il nostro percorso appunto all'interno della Fabbrica del Carnevale è iniziato partendo dal contributo della realizzazione del sito della fabbrica. Il sito ha una struttura ricca di contenuti e di immagini. Infatti noi abbiamo eseguito un lavoro principalmente di creatività grafica e digital marketing. E già diceva Claudia un po' gli obiettivi del sito, che sono quello appunto di raccontarvi questo progetto e la sua strategia, poi farvi entrare un po' anche solo con l'immaginazione nell'edificio, come l'ha pensato l'architetto Italo Rota, e tenervi aggiornati su tutti gli sviluppi che ci saranno, quindi lavori in corso ed eventuali. E non per ultimo appunto è uno strumento di supporto per la raccolta di materiale della memoria del Carnevale di Fano. Allora, il sito lo trovate online all'indirizzo web www.lafabbricadelcarnevale.it, e si presenta subito con una grafica accattivante che adesso vi mostriamo. Eccolo qua. Ecco, il video in pratica introduce gli spazi tematici della fabbrica: il laboratorio, il carnevale, il Magic Cube, la casa del jet. E la mobilità sostenibile. Come vedete, infatti, qui nell'intestazione del sito, nelle varie pagine tematiche, abbiamo tutto lo spazio tematico che ingloba la Fabbrica del Carnevale. Non può mancare il Rimani aggiornato, che è un form che vi suggeriamo di compilare in modo di restare sempre aggiornati. Non si sente? Mi sentite poco? Sì. Ecco. Scendendo
mettiamo in evidenza tutto ciò che sono le notizie, le interviste e parte della comunicazione che è ruotato intorno alla fabbrica del Carnevale fino ad oggi. Naturalmente in fondo nel footer abbiamo i contatti, quindi il telefono, l'indirizzo email e su appuntamento ci potete trovare presso il servizio cultura in via De Cupis. Per quanto riguarda i contenuti potete trovare qui all'interno della pagina strategie di sviluppo tutte le informazioni che riguardano il progetto. Un pochino. Eccolo qua. L'immagine della vetrata, la strategia di sviluppo. Qui in pratica abbiamo un'introduzione di quello che è il progetto e un approfondimento sui fonditi, ecco, se avete voglia di andare, ecco, a cercare un po' tutti i dettagli. Poi abbiamo in pratica un testo esplicativo sull'edificio del Sant'Arcangelo, no? Con la citazione anche dell'architetto Italo Rota e la spiegazione un po' di che quello che sarà questo polo innovativo. Non può mancare la storia della città del Carnevale, il Carnevale più antico d'Italia, di Fano, e sotto troviamo delle schede di approfondimento, in questo caso il nostro Carnevale con un bellissimo video. Italo Rota, quindi la sua biografia e il progetto poi spiegato in maniera anche molto più semplice con tutte le sue installazioni, e l'edificio Sant'Arcangelo, quindi la storia dell'edificio, basta entrare dentro all'interno delle schede e così via. E poi seguono tutte le altre pagine che Alice... Eccoci. Passiamo quindi agli spazi fisici della fabbrica del nuovo Sant'Arcangelo, che troviamo evidenziati qui nel menu principale, grazie alle quattro icone. Allora, iniziamo cliccando il Magic Cube e l'area dedicata alla memoria del Carnevale. Allora, scendiamo, come ci suggerisce la freccia, e troviamo il form su cui torneremo subitissimo. Vediamo intanto qua sotto le immagini, i rendering che abbiamo già visto prima, grazie a queste immagini suggestive che l'architetto, grazie al quale l'architetto ci fa proprio entrare ed immaginare come sarà questo Magic Cube, e con le sue altezze vertiginose e i suoi giochi di luce. Abbiamo detto proprio uno spazio dentro la fabbrica su scala gigante. Sarà infatti questo un'area interattiva e in costante trasformazione, con spazi che verranno sempre rinnovati, un museo quindi che esula dai canoni tradizionali e che richiede alla comunità fanese una collaborazione nella condivisione di ricordi del Carnevale. Cosa possono essere questi ricordi? Possono essere delle foto, dei video, degli oggetti, libri, vestiti, maschere, ma anche racconti e aneddoti di tutto quello che potrebbe appartenere all'esperienza personale e privata sul Carnevale di Fano. Questo materiale poi costituirà il primo nucleo di questo museo del Magic Cube. Come fare quindi per condividere il materiale del Carnevale? Il primo strumento di raccolta che abbiamo visto qua sopra è il nostro form, grazie al quale è proprio possibile condividere qualsiasi tipo di ricordo legato al Carnevale, che poi appunto verranno raccontati nel Magic Cube. Sarà sufficiente quindi compilare in maniera semplicissima il nostro form, dove inserirete, dove verranno inseriti i dati personali e dove è possibile eventualmente aggiungere una breve descrizione dell'oggetto che intendiamo condividere, e anche possibile allegare un'immagine dell'oggetto o un'immagine di più oggetti. Qui abbiamo degli esempi esplicativi di quelli che possono essere anche delle foto storiche o delle locandine, ma
tutto quello che può riguardare appunto la memoria storica del carnevale. Una volta ricevuta la mail verrete contattati per avere maggiore informazione e soprattutto questo ci permetterà di costruire un archivio che per il momento sarà digitale della memoria del Carnevale di Fano. Il form che trovate in questa pagina del sito non è l'unico strumento per la raccolta, bensì potete contattare la Fabbrica del Carnevale tramite la nostra mail e il numero di telefono appunto che abbiamo già visto essere nel footer del sito. Torniamo al nostro menu principale e vediamo lo spazio dedicato al laboratorio creativo. Eccolo qui, abbiamo già visto dei rendering bellissimi, un luogo quindi di ideazione e di creazione e appunto scorrendo nella pagina troviamo il testo esplicativo e le immagini che appunto abbiamo già visto prima dell'esterno del laboratorio. L'immagine del laboratorio creativo, di quello che sarà questo rendering, con sotto il Magic Cube. Nella parte bassa di questa pagina troviamo la scheda informativa riferita al bando di innovazione di filiera che ci ha illustrato poco fa il dottor Antoniozzi. Ritroviamo nel menu principale, torniamo al nostro menu, la Casa del Jazz. Un centro, abbiamo detto, di produzione, studio, ricerca, sperimentazione musicale e un luogo d'incontro per coloro che vogliono approfondire appunto le tematiche musicali. Abbiamo inserito qua sotto una piccola playlist per chi ha piacere di ascoltare della musica jazz. E qua sotto vediamo una raccolta di bellissime immagini che ci mostrano e ci dimostrano che si può essere green anche durante gli eventi. Qui vediamo il video della scorsa edizione del Fano Jazz by the Sea, che sicuramente lo racconta ancora meglio. E poi abbiamo intravisto delle immagini dell'orchestra mosaico che abbiamo ascoltato prima, dei ragazzi. Ecco qui. Infine, se torniamo al menu principale della home page, abbiamo l'area della mobilità sostenibile. Un hub appunto che si presenterà come un lungo corridoio che entra per una ventina di metri dentro l'edificio e sarà dotato di sistemi di stoccaggio delle biciclette automatizzati e innovativi. Infatti, come si diceva, sarà possibile accedere alla fabbrica, arrivando direttamente in bicicletta. E a tal proposito qua sotto troviamo anche la scheda informativa, eccola qui, del collegamento, della riqualificazione del collegamento della ciclabile da Viale Kennedy su Via Roma. Ok. Con questo più o meno abbiamo concluso quello che è l'esplorazione del nostro sito, nella speranza che insomma vi sia piaciuto. Ci teniamo a dire che sarà sicuramente, ecco, un sito in continuo movimento, in continua trasformazione, così come appunto lo spirito della Fabbrica del Carnevale. E nel ringraziarvi ci teniamo a dire che appunto io e Raffaella saremo a disposizione per aggiornarvi costantemente sul sito e per supportarvi soprattutto nella condivisione del materiale che sarà quello che poi appunto arricchirà il Magic Cube. Grazie. Benissimo. Giusto per una piccola sintesi, poi dare la parola al pubblico per delle domande, no? Quello che abbiamo cercato di comunicare questa sera è che appunto ITI è una serie di azioni, oltre che un edificio, un contenitore che ha i requisiti per ospitare delle attività, queste attività e questi contenuti vanno cominciati a costruire insieme, ovviamente sia con la consulenza di esperti, certo, ma anche con l'alleanza con gruppi industriali, con scuole, con accademie, con i cittadini soprattutto, che sono detentori di un museo diffuso, di un archivio della memoria, come lo chiama Rota,
che va attivato, e va attivato perché questa è una costruzione di tutti, come il carnevale di tutti, non solo forse dei fanesi, anche di un territorio che ormai è abituato a frequentarlo. Il carnevale, questi due anni ci serviranno per adottare meglio, empaticamente, questa iniziativa. E noi cercheremo, oltre che nutrendo il sito, che è uno strumento interattivo e quindi su cui potranno convergere sia il sito della carnevalesca che quello del jazz e viceversa, no? Per le relazioni che già esistono, perché la fortuna è che il carnevale esiste da secoli e che anche il Fano Jazz ha una bella tradizione, ma anche le tensioni musicali di questa città. Però appunto quello che faremo... posso dire delle interviste, mi pare che non abbiamo parlato dell'intervista, no? Diciamo un attimo, giusto un flash, cercheremo di coinvolgere molti cittadini in interviste. Cos'è il carnevale per il cittadino che viene chiamato, quali memorie ha, per costruire proprio un archivio della memoria, anche video interviste, se lo vorranno ovviamente, perché questo serve per il futuro, perché il carnevale, si diceva prima, lo diceva il sindaco e anche Ivano Antoniozzi, è il carnevale più antico probabilmente, ma che aspira a diventare il più moderno, non per ambizione, perché altrimenti, se la tradizione non viene continuamente radicata e rinnovata, perdiamo l'aggancio con le nuove generazioni, che hanno ormai delle tensioni creative ovviamente che vanno coniugate con questo grande patrimonio storico. Quindi ci saranno interviste, ci sarà un coinvolgimento, cercheremo di coinvolgere i media locali per un'alleanza di propaganda di questo meccanismo. Penso che stasera sia stato già però un bel incontro come quelli già fatti in passato, fa parte della dinamica ITI, questo meccanismo di relazionare, stimolare, un po' scocciare anche, diciamo, la cittadinanza a una partecipazione, perché il risultato andrà a vantaggio di tutti. Io adesso lascerei la parola al pubblico per domande, approfondimenti eventualmente, è ancora un'ora dignitosa, mi pare, 6.36, 6.35, quindi possiamo, se volete, venite pure qua, oppure ecco, diamo il microfono. Grazie. Buonasera, sono un residente di Fano. Sono qui, abito qui da più di 10 anni, nelle Marche più quasi 30. È un progetto bellissimo. Abitavo a Londra da giovane, dove ero uno dei, diciamo, i capi del Carnevale di Notting Hill, il più grande dell'Europa. Ma ora abito accanto a questo edificio e mi dispiace da dire che questa è la prima volta che ho sentito di questo progetto. Mi dispiace tanto che nessuno del comune ci hanno detto niente ai vicini che guardano ogni giorno questo edificio che è un po' brutto a questo momento. È un progetto bellissimo. Allora, ho due domande. Cosa faresti per evitare troppo rumore, inquinamento e interruzioni delle nostre vite normali, noi vicini? E a chi possiamo rivolgerci se succede una cosa preoccupante per noi? Grazie. Immagino che si rivolga sulle interferenze di cantiere, immagino, penso di aver capito bene. Perché anche dopo, vabbè, certo. Beh, dunque, allora, il dopo, penso, leggendo le carte di progetto, che possiamo tranquillizzarci, perché ci sono delle leggi che tutelano l'inquinamento acustico e anche qualsiasi altra forma di inquinamento, no? Quindi il progetto è certificato e dovrà essere collaudato, il cantiere finito, affinché il rispetto di quelle norme sull'inquinamento acustico, su interferenze che possono dar fastidio a chi ci abita, siano assolutamente rispettate, evidentemente. Quindi sul dopo lo vedremo con il collaudo e con il lavoro.
sul durante i lavori evidentemente l'impatto di un cantiere, devo dire che poi qua c'è l'architetto Adriano Giangolini che è il responsabile del procedimento, che seguirà insomma tutte le fasi, l'impresa ha una condizione che tiene conto della delicatezza del sito e quindi di fare in modo di attivare le lavorazioni più rumorose nelle ore meno incidenti con le attività di chi vive lì, insomma. Certo che è un cantiere di forte ristrutturazione e quindi questo anno e mezzo, ma soprattutto i primi mesi di questo anno e mezzo, quelli che coincidono con le demolizioni, che sono guidate, non è che si mettono delle mine, chiaro, si ha contatto con degli edifici, quindi è una demolizione guidata, controllata. Indubbiamente il rumore nelle ore consentite per legge nei cantieri edili, come quando il vicino ristruttura casa sua e noi siamo vicini, a me è capitato, penso sia capitato a tanti, sappiamo che in alcune ore possono fare rumore, in altre ore no. Questo è quello che prevede la legge. Però penso di poter dire, poi c'è il sindaco qua e gli uffici, che si useranno tutte le cautele che non danneggeranno la ditta che ha vinto l'appalto, che l'ha vinto a certe condizioni che sono quelle di legge. Dico una cosa... No, la voce. Ma io penso che la signora si preoccupasse un po' dell'attività che si può fare all'interno del centro storico. Le attività per la parte si svolgono. No, io penso che la signora si riferisse anche alla, una volta finiti i lavori, l'attività che si svolge all'interno, la preoccupazione del rumore. Beh, tanto siamo in centro storico, le attività sono quelle normali che ci sono anche oggi. Il 90% delle attività sono interne, quindi il museo non è che penso, le attività di musica ci sono state anche prima, quindi sono interne, sono insonorizzate, quindi problemi particolari non ce ne sono. E poi per il resto insomma, è quelle attività del passeggio, della gente che va, che viene, come avviene anche oggi nel centro storico. Non penso sia una località nella città, forse sono altri luoghi dove magari sono le attività sulla piazza, quelle magari sono più rumorose rispetto a quelle che si svolgono all'interno di una struttura. Io conosco quel canale di Notting Hill, mi si vede sul volo di telefono, è interessante. Sono tre giorni, ma sono tre giorni duri, no? Allora, io sono rivolto. Numero di telefono, qualcosa. Sì, intanto riferimenti ci sono anche nel sito, poi se vuole siamo qui, gliele diamo anche personalmente a voce, gliele do anch'io. Poi per il resto raccogliamo anche il suggerimento, come, ovviamente questo è un momento pubblico, aperto a tutti, ovviamente come dicevo ci saranno ulteriori appuntamenti partecipati perché anche le attività interne saranno il risultato anche di ulteriore partecipazione, quindi organizzeremo un incontro anche con coloro che abitano nei paraggi del Sant'Arcangelo. Ci sono altre domande o desiderio di intervenire? Non vedo mani alzate, quindi vi ringrazio per la partecipazione e buona serata e arrivederci al prossimo appuntamento.